Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Radio Bruno. Uno dei momenti più attesi, storici, sono ritornati insieme, sono qui da noi a Radio Bruno, i ricchi e poveri, ben ritrovati, che bello. Buongiorno, ciao a tutti, ciao. Grazie. Angela, Angelo, Franco, Marina, ma che bello, un'emozione unica, tutta Italia ha cantato con voi. Ah, che bello. Bello, noi l'abbiamo percepita questa cosa, vedevamo tanto quelli in sala, chiaramente erano tutti in piedi, la galleria, ho detto adesso crolla, perché saltavano tutti quanti, è stata una meraviglia, veramente grande. Allora, sappiamo che comunque per questa reunion c'è lo zampino del vostro manager. Sì, Danilo Mancuso. C'è lo zampone del nostro manager. Ha fatto un gran bel lavoro. Ha fatto questa bella cosa, dobbiamo dire veramente grazie a lui, perché da soli magari non saremmo riusciti a farlo, ovviamente. Naturalmente, con grande entusiasmo, certo. Siete ritornati. Ma ricalcare quel palco, che emozione vi ha dato, immensa. Tanta, bellissimo, tanta. Quando eravamo lassù, sai, prima di scendere la scala. Ci siamo presi per mano. Perché ci siamo presi per mano? Ma sai perché ci siamo presi per mano? Diciamo, ma mica perché ci volevamo bene, sai, perché avevamo paura di cadere. Questa è la verità. Avevamo paura di cadere. E poi ricordati, come diceva qualcuno, a volte ritornano. Meno male, Franco, meno male. Eccoci che siete qua. Ritornati, perché davvero, cioè, da qui dall'Ariston parte, immagino, poi un tour che vi vedrà protagonisti di questo 2020. Vedremo. Non lo sappiamo ancora. Non l'abbiamo ancora preventivato, vedremo cosa succederà. Sentite, il complimento più bello, il messaggio più bello che avete ricevuto dopo l'esibizione, so che siete andati a letto praticamente questa mattina. Alle 4. Io alle 4 alle sei 4 riuscita ad andare, io 4 alle 5, e mezza, insomma, quell'ora mia. È quella. I più belli sono stati quelli dove ci scrivevano siamo commossi. Davvero, gente, un ragazzo di 20 anni, amico di mio figlio, mi ha scritto mi sono commosso, a me questo mi ha fatto veramente impressione, perché un giovane, noi non siamo più giovani, però vedere i giovani che ci seguono e che gli piacciono le nostre canzoni e si emozionano, è la cosa più bella. Luigi, un nostro amico intimo. Nostro amico Luigi, sì. Si è commosso. Raccontala, raccontala. No, non riusciva a parlare. Non riusciva a parlare. Ma io ho visto. Ma cosa è successo? In televisione. No. Grande. Parlava così. Sì. Guardate, anche noi ci siamo messi a cantare e per quel che mi riguarda i momenti più belli dei viaggi erano con le vostre canzoni, quindi anche io mi sono tanto emozionata, ma tutta Italia davvero, grazie, davvero. Che bella cosa, grazie. Poi avete anche cantato con Fiorello. Questa è stata È arrivato là così. E Sara. Una grande sorpresa. Oltretutto è bravissimo lui. Mamma mia, come canta veramente molto bene. Una voce meravigliosa. Bravo. Complimenti Fiore, sei bravissimo. È promosso da Angela e Angelo che hanno fatto i coach. Promosso? Promosso. Vogliamo produrlo noi, Fiorello. Sì. Mi piacerebbe. Ci credo, davvero. Franco, volevi dire qualcosa? No, io volevo dire che è bello essere qua, anche perché mi sento bene. Ho portato il mio coro qui, quindi siamo qua. Bravo Franco, cosa vuoi che ti cantiamo? Cosa vuoi cantare? No, è meglio non cantare, il coro a riposo. Il coro a riposo. La mattina siamo freschi come delle muffe. Come guardate delle che muffe. Se non cantate voi mi metto a cantare, io non sono brava. No. Lo stesso, canta. Un pezzettino, dai, aspetta dai, un pezzettino. Aspetta un momento. Aspetta che Franco... Meno male che ha portato una chitarra. Franco ha preso la chitarra. Ma prendila però, Te lo tengo io il microfono. Vuoi fare la prima mortadella? La prima cosa bella? Da dove? Dall'inciso? Dall'inciso? Dai. Com'è l'inciso della prima cosa facciamo bella? La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più, sempre più. Na 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 na. Senti questa voce. Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore. È quello che so dire. Ma tu mi capirai.
bella che ho avuto dalla vita, la prima cosa bella. Grazie, grazie. Incredibili, io mi inchino. Appena svegli. Grazie. Appena svegli. C'ho la pelle d'oca, pazzesco, meraviglioso. Abbiamo la vocina, alla sera abbiamo la vociona. E questa era la vocina, stupendi, grazie, vocina. Un regalo grazie, immenso grazie. Che ci avete fatto. È un piacere, figurati. Allora, noi non ci crediamo, sarà un 2020 incredibile perché sul palco vi vogliamo rivedere, perché questa è l'energia giusta. Grazie di essere grazie stati voi. Con noi. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Grazie. 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 Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,